Ciao a tutti, benvenuti nel Vlogmas numero 7! Già ragazzi, è passata già una settimana dall'inizio dei Vlogmas. Oggi siamo qui per presentarvi, per farvi vedere il secondo libro illustrato da Emina Lima di Harry Potter. Il secondo ovviamente è La Camera dei Segreti, and the Chamber of Secrets. Io questi qua li sto prendendo tutti in inglese e soprattutto li sto prendendo proprio dal negozio di Emina Lima. Ragazzi, con l'autografo, cioè io li adoro il loro stile Liberty da morire, adoro tutte le decorazioni che sono capaci di inventare per le copertine. Non mi piacciono, spesso l'ho detto, non mi piacciono tantissimo le illustrazioni proprio dei personaggi in sé, ma è una cosa di stile, perché comunque sono belle, però è uno stile che non mi piace. Mi piace più quando decorano le cose, sono meravigliosi veramente. Questo libro l'ho preso su Amazon la prima volta, ordinato il giorno dell'uscita, ossia a febbraio 2021, e non mi è mai arrivato, perché nonostante l'avessi già preso, preordinato, non mi arrivava, mi continuavano a rimandare, perché comunque c'è stato un boom, i fan di Harry Potter amano questa versione di questo libro, di questa saga, e niente, hanno preferito darlo a persone che magari l'hanno ordinato, preordinato un mese prima dell'uscita, invece della gente che aspettava da un anno, insomma. Quindi a un certo punto ho preso, ho detto ok, non lo prendo su Amazon, lo prendo direttamente da sede di Emina Lima. Purtroppo costa uguale praticamente, più o meno, ma c'è da dire che arrivando dall'Inghilterra bisogna pagare comunque la dogana ed è un casino, lo si può pagare tantissimo, quindi questo è proprio tipo una reliquia da tenere bene bene bene. Infatti questi libri qui li sto tenendo tutti quanti nelle bustine di plastica, perché sono dei piccoli tesori. Lascio qua sopra la recensione del primo libro che ho fatto, appunto, di Harry Potter e la pietra filosofale, sempre in inglese. Andiamo a vedere nel dettaglio quello che c'è qui dentro, perché è spettacolare. Io veramente, guardate, a parte che i libri diventano veramente enormi, però io non so cosa oseranno fare per l'ultimo libro, perché veramente è enorme. Ma prima andiamo a scoprire il numero 7 del nostro calendario dell'avvento dei Funko Pop. Allora, non ho molto spazio perché ho fatto tutto il set fotografico qui. Il 6 l'abbiamo aperto, il 7 sta qui, che l'ho già rotto tipo mentre lo spostavo e rispostavo. Mi ucciderò di nuovo le mani, ma vabbè, pazienza. Useremo la bacchetta di Sambuco per fare leva. Vai, bacchetta di Sambuco. Tu sì che sei una bacchetta utile. Vieni, vieni. Niente. Aiuto. Ce la posso fare. Ecco, vedete, la bacchetta di Sambuco ha funzionato. C'è Hermione che sta viaggiando negli spazi vuoti, perché si è allargato un po' la scatola, e Hermione, che stava al numero 1, è scesa da qualche parte a trovare Ron, credo. Allora, vediamo un pochettino chi è uscito. Oddio, il Malocchio Moody, già lo vedo. No, vabbè ragazzi, ma è spettacolare. Cioè, no vabbè, ma è identico. Stupendo. Bacchettina, bastone, il malocchio, l'occhio mobile, cicatrici ovunque. Bello, 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 mi piace tantissimo. Tra l'altro, essendo un occhio, cioè i Funko fanno sempre gli occhi neri, però l'occhio diciamo l'occhio finto, quello lì che vede tutto, l'hanno fatto reale. Strana sta cosa. Vabbè, mettiamolo a posto, va. Ritorniamo a noi, vediamo un po' che cosa ci aspetta in questo libro, se avete intenzione di acquistarlo. Tra l'altro, cioè, ve la ricordate questa? Il mio primo esperimento con la Cricut, raga, sono troppo felice. Mettiamo le candele in modo che non mi si bruci, non prendo fuoco da nessuna parte. E iniziamo. Apriamo il libro, come vi ho fatto vedere, ma c'è l'autografo di Emina Lima. Abbiamo già le prime decorazioni che io mi fanno impazzire, già queste, proprio gli oggetti, le decorazioni. In ogni parte vediamo comunque un ritorno ad Hogwarts. Qui abbiamo il grifone, il leone, insomma, il corvo, il tasso qui sotto e il serpente qui sotto. Quindi già ti fa capire che stiamo per entrare in un mondo assurdo. Andiamo avanti, adoro sempre più ogni cosa, ogni angolo. Qui abbiamo la saetta di Harry. Qui dentro, qui abbiamo una bussola, qui abbiamo una strillettera e qui abbiamo un calderone. Cioè ogni cosa è... Oddio, ecco qui la scena dove... Guardate qui, Harry a tavola che mangia con, appunto, se avete letto i libri, la zia
diciamo lo zio, diciamo, è l'unico più simile della famiglia come è descritto nei libri, ma la zia e il cugino non sono come nei film, la serie biondo e paffutone, paffuto l'hanno azzeccato, però è biondo, insomma, come la mamma. Andiamo avanti, vediamo sempre decorazioni capitolo per capitolo, troveremo sempre un'illustrazione e un appunto questo per il capitolo, abbiamo un tostapane qui sotto, e finché sembra normale, tutto a posto, abbiamo illustrazioni stupende. Harry che pensa di tornare ad Hogwarts, non vede l'ora di tornare lì perché il primo anno è stato bellissimo. Qui è quando vede degli occhi nella siepe mentre è fuori con Dursley, e però non capisce cosa sia e niente, eccetera eccetera. Andiamo avanti. Harry che fa tutte faccende di casa, diciamo che non so, forse questi disegni qui di queste illustrazioni del secondo libro mi piacciono un po' di più, non so perché. Poi Harry torna in camera, incontra Dobby per la prima volta, tutto piagnucolone. Tra l'altro la stanzetta di Harry, ragazzi, è molto molto carina, simile comunque molto a quella del film, e se vedete c'è anche dietro un poster di Edwige, qui un disegnino che Harry avrà fatto così perché gli mancava Edwige, che se vi ricordate lo zio non gli permetteva di farla volare in giro. Ok, abbiamo Dobby che dice ad Harry che ha preso tutte le sue lettere che gli sono state mandate da Hermione e Ron e i suoi amici, insomma. Qui quando cade la torta, guardate questa scena, è bellissima. Harry che dorme, c'è scritto Zoo e ci sono la zia, lo zio, Dobby e il cugino. Che figata. Ovviamente, come vi ricordate la scena, Harry viene praticamente imprigionato in casa, e guardate qui chi sta arrivando. Adoro questa scena, è bellissima. Tra l'altro l'ho aperto mezza volta il libro appena arrivato, perché ho detto voglio meravigliarmi proprio con voi quando andiamo a scoprirlo. Ecco, qui abbiamo già il primo gioco, insomma, la prima parte interattiva. Questa è la prima volta che vediamo la casa di Ron, Ginny e Fred e George, e guardate qui si apre per farvi scoprire un po' cosa c'è all'interno. Spettacolare. Se vi ricordate bene, il secondo anno c'è Gilderoy Lockhart, appunto con la Camera dei Segreti, ed è uno dei libri che diciamo ci comincia già a portare in un mood un po' particolare di questa saga. Ti fa capire già che non è una cosa tanto per bambini. Qui abbiamo la presentazione di Gilderoy Lockhart del suo ultimo libro, questo è Diagon Alley. Se vi ricordate, nella scena del film devono andare tutte a diagonale appunto per la presentazione, per prendere tutte le cose nuove che servono per l'anno nuovo scolastico, e praticamente Harry per la prima volta userà un caminetto per teletrasportarsi, appunto, per smaterializzarsi. Questa scena è meravigliosa, a parte nel film è stupendo perché Harry dice diagonali e non dice diagonale, infatti qua c'è scritto diagonale, sbaglia proprio a dirlo. E guardate qui, è meravigliosa la cosa, cioè proprio ti fa vedere proprio Harry qui che viene teletrasportato mano a mano qui, e poi puff, è dove si va a trovare la magia sinistra. Quindi vede dal incontra Draco Malfoy e Lucius, e queste sono cose meravigliose, questi libri interattivi che ti fanno rivivere la saga in una maniera assurda. Infatti se vedete qui Harry si ritrova a Nocturne Alley, e qua c'è Hagrid alla fine che lo sta aspettando, che gli dice Harry, cosa ci fai in un posto come questo? Questa è la scena. Gilderoy qui è assurdo, sembra proprio tipo uno dei tuoi principi azzurri. Poi abbiamo in una sola scena c'è tutto: Harry che viene preso da Gilderoy per fare la foto per la Gazzetta del Profeta, la mamma di Ron e Ginny che vuole farsi fare l'autografo, il papà di Ron che si guarda male con Draco Malfoy. Adoro. Ovviamente, come sapete, lì succede un bordello, vengono Dobby gli chiude la stazione, il passaggio per andare a prendere il Hogwarts Express, e sono costretti a prendere la macchina volante. Oh ragazzi, meraviglioso. Arrivano ad Hogwarts, andiamo qui, il platano picchiatore, guardate qui, adesso lo apro tutto, è bellissimo, guardate la macchina incastrata che sta andando nei rami, e il platano che picchia, zish, zish, zish. È stupendo, è stupendissimo. Questa illustrazione di Severus Piton è meravigliosa, è appunto una Ford Anglia
che vola appunto la Gazzetta del Profeta della Sera e gli avverte già a loro che è stata avvistata una macchina volante. Ron riceve la strillettera meravigliosa e tutti qui a tavola ridono e qui stanno scioccati Hermione, Hermione ed Harry sono proprio basiti. Qui abbiamo un'altra cosa, finalmente vediamo le meravigliose mandragore. Io pensavo che a Parigi cioè, ci fosse un suono, ma non c'è purtroppo. Andiamo a tirare sulla mandragora, che già possiamo vederla da questo spacco del vaso. È stupenda, guardatela quanto come piange. Ma meglio metterla dentro perché aiuto. È stupenda ragazzi questa cosa, hanno fatto un qualcosa di assurdo. Appunto Ron che vomita le lumache perché appunto la bacchetta gli ha fatto purtroppo il controincantesimo. Bellissimo, c'è un pentolone enorme, questo è spettacolare. Qui abbiamo il nostro orribile Gilderoy Lockhart che passa tra un quadro all'altro, è praticamente molto dinamica. Qui va in quest'altra scena col mantello che continua, qui abbiamo appunto la tenda per far vedere proprio tipo tutti i quadri che sono nello studio di Gilderoy Lockhart fanno questo, insomma molto molto interattivo. Questa è la festa di tutti i fantasmi dove Harry, Hermione e Ron vanno, che non c'è nei film, che secondo me dovevano assolutamente mettere tutto. Vi faccio vedere solo le cose più carine, perché ci sono anche altre illustrazioni che non voglio farvi vedere. Allora, questa è stata la mia preferita di tutto il libro, infatti ho l'ansia di distruggerla, ma questo è per andare allo studio di Silente. Si apre la fenice, che secondo me potevano farla anche me, cioè oddio, non ricordo nel libro se era una fenice o era una specie di o un grifone o un gargoyle o qualcosa del genere, però nel film c'è la fenice. Comunque si apre e si tira qui, cioè guardate qua che figata pazzesca, cioè è o non è una figata? Guardate la tridimensionalità, io non so veramente come si possano inventare queste cose, chi sono gli inventori dei pop-up, ma questo ha vinto su tutte. Infatti poi la pagina dopo Harry è nello studio di Silente e poi il capitolo dopo è la pozione polisucco. Vi faccio vedere quello che c'è dopo, vi faccio vedere le cose interattive. Qui praticamente quando prendono la pozione polisucco Harry e Ron, vedete che figata, gira tutto il mondo, guardate, cioè poi potete fare mille facce diverse. La pazzia pura hanno inventato in questo libro, veramente super interattivo. Il diario segreto, il tavolo Riddle, metti la malcontenta, la camera dei segreti, il capitolo 16, che a mio parere è un'altra cosa spettacolare. Guardate qui, ricordate quella statua gigante da dove esce il basilisco, no? Apriamo la bocca ed esce il basilisco, che qui è molto più un serpente, giustamente le dimensioni dovevano contenerle. Cioè, è spettacolare, spettacolare. La spada di Godric di Grifondoro che appare nel cappello parlante. E abbiamo finito. Cioè, ragazzi, la meraviglia. La meraviglia, guardate qui. Fuori c'è un'altra torre di Grifondoro. Vi faccio vedere anche cosa c'era nel primo. Eccola qui, che ce l'ho ancora nella plastica. E tutti i libri andranno a formare tutte le torri di Hogwarts, piano piano andando avanti. Io non vedo l'ora che esce il prossimo, perché sono già impazzito per questo. Chissà, penso sarà un colore azzurrino, forse il prossimo, o viola. Pensando ad Azkaban, che sarà il prigioniero di Azkaban, secondo me dovrebbe essere un po' più oscuro sul viola, va? Guardate, qui c'è scritto primo anno, secondo anno, bellissimo. Allora, questo video finisce qui, anche questo fa parte delle idee regalo, soprattutto se volete far felice un fan di Harry Potter, vi consiglio di regalargli questa copia dei Minalima, perché uno nel tempo acquisterà un valore spettacolare, perché già la prima copia adesso su eBay si trova 500-600 euro, e man mano che andiamo avanti vedete che avrete un piccolo tesoro proprio inestimabile, perché sono proprio, a parte che sono, non sono a grande tiratura, però stanno facendo un sacco di ristampe perché la gente li vuole, quindi ragazzi approfittatene. Questo faceva parte comunque delle idee regalo come video. Ci vediamo domani al prossimo vlogmas, grazie mille per essere stati con me, questa volta non mi avete visto, almeno cambiamo un po' il genere di video, se no guardate sempre sta faccia di ca.
ci vediamo domani. Grazie mille, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi, like e commento, mi raccomando, è molto importante per noi, content creator su YouTube, Instagram, quello che è. Ciao. Ah, vi faccio vedere una cosa, tanto l'avete già vista su Instagram, ma molte persone mi dicono che Instagram e Facebook non ce l'hanno, quindi ve la faccio vedere anche qui. Siete pronti? Siete pronti con la meravigliosa Cricut? Oltre ad aver fatto la lampada dei doni della morte, ho creato anche la cover della vita. Cioè, guardate qui, ho comprato un vinile strutturato super super belluccicoso, veramente sembra oro colato, rame, bronzo, quello che è. Ho fatto Edwige nella lampada e ho messo un po' di riferimenti e oggetti che ricordano la saga di Harry Potter. Veramente adoro tantissimo da morire questa qui. Questa qui purtroppo non ci andava, l'ho fatta troppo grande, l'ho messa all'interno. Comunque già, quando toglierò il cellulare, mi ricorderò che una lettera di Hogwarts mi aspetta sempre, in ogni caso, nella mia vita, da qualche parte, in un'altra dimensione. Ho fatto la Fenice, il cappello parlante, qualche stellina, le saette di Harry, i passi della mappa dei malandrini, la scopa, una piuma di, potrebbe essere di Fierobecco o anche di Fenice, ma più di Fierobecco perché la Fenice già c'è, e il simbolo del binario 9 e 3 quarti. Ci potrebbero andare anche tantissime cose, ma ho deciso di mettere Edwige più grande al centro perché per me i gufi sono una cosa assurda. Grazie mille ancora per essere stati con me, ci vediamo domani al prossimo Vlogmas. Ciao, un abbraccio e un bacio e acchiappatevi. Ciao!